Sulle note del Bal Poetic, la musica interpretata dai Blue Lazard in occitano e franco-provenzale, si è dipanato al Salone del Libro di Torino, nello stand istituzionale della città metropolitana, il dibattito dedicato alle lingue madri. Una riflessione sul senso dell'impegno che gli enti locali dedicano alla tutela, ma anche alla promozione, di lingue come l'occitano e il franco-provenzale, poco parlate ma che affondano le radici nella nostra cultura più storica e antica. Lo spiega bene al nostro microfono Giacomo Lombardo, sindaco di Ostana e fondatore dell'associazione Ciambra Doc. Mi rendo conto che in un tempo come questo, dove prevale l'importanza del denaro, del successo personale, dell'apparire anziché l'essere, possa sembrare fuori moda parlare di difesa di lingue minoritarie. Invece io credo che forse l'uomo dovrebbe ritornare alla lingua della madre. Le lingue delle madri sono la lingua della famiglia, sono la lingua dei momenti dove si dava più importanza ad altri valori. Si stanno perdendo e noi portiamo un piccolo testimone, cerchiamo di portarlo avanti con chi ha buona volontà e che fa rete con noi. La città metropolitana di Torino, come ha ricordato nel suo intervento la consigliera Silvia Cossu, ha ereditato l'impegno alla promozione, alla valorizzazione e alla tutela dell'occitano, del franco-provenzale e del francese dalla provincia di Torino, in attuazione della legge 482 del 1999. Ricorda bene lo storico impegno Walter Giuliano, ex assessore della provincia di Torino, che alla vigilia delle Olimpiadi Invernali Torino 2006 fu promotore di questo progetto. Sono soddisfatto che la città metropolitana stia proseguendo il percorso iniziato quando l'allora provincia di Torino decise che in tema di minoranze sarebbe andata oltre i semplici temi istituzionali del perimetrare le aree interessate dalle minoranze linguistiche del suo territorio, ma ha voluto farne un vero e proprio progetto culturale che mette in valore e fa capire l'importanza della diversità culturale che parte delle lingue e che è così importante da essere paragonabile con la biodiversità.